A parte il fatto che oggi, nel 2022, trovare una trattoria che te fa la carbonara a 4 euro solo per quello, te la devi mangiare. Ci siamo mangiati pure la signora Oliva, per favore. Antipasto, primo, secondo, tre contorni, vino, acqua, pane. Buonanotte, good night. Ciao, sono Paola. Senti, io avevo prenotato per mezzogiorno e mezza, ma c'è traffico, faccio un 20 minuti di ritardo, va bene? Siamo riusciti ad arrivare in ritardo, Paola, anche in quella che era la prima puntata del nostro nuovo format. Sì, è vero. Siamo dei campioni. Sì. Amici di Bracimi Ancora, grigliatori in trattoria. Io e Paola, lei è una grigliatrice di professione, professionista, io sono amatore, una mezza pippa, però ci sta, grigliatore in trattoria, io e Paola gireremo l'Italia e vi racconteremo le trattorie, quelle rustiche, quelle ruspanti, quelle vere. La prima che abbiamo scelto è una trattoria a Pontecorvo, provincia di? Frosinone, te l'ho scelta io. Siamo nel cuore della ciociaria e la trattoria in questione è questa porticina che vedete alle nostre spalle. Ragazzi, seguitevi perché mangeremo tanto, spenderemo poco e ci divertiremo ancora di più. Andiamo, va? Andiamo, va. Ti ho portato a Pontecorvo, alla cantina della signora Oliva, che la proprietaria sta pure in cucina. Io sono molto affezionata a questo posto, Michele, perché mi ricorda la cucina di mia nonna Rosina. Perché qua pare che sia andata a mangiare a casa della nonna, no? Lo vedi com'è? C'era, come l'avevo detto. Il vino è così, è easy, e i prezzi sono popolari e la cucina è quella di casa. Ah, vediamo un po' il menù. Pasta asciutta, 4 euro, carbonara 5, gnocchi 5, spaghetti con ceci e fagioli 3, arrabbiata 3 euro, secondi, braciola 4,50 euro, spiedino, salsicce, spezzatino, polpette, pizzaiola. Oh, vogliamo fare una carbonara? Sì. Assaggiamo la carbonara quella. Vai, ok. Facciamo pasta e fagioli. Allora, io prendo una braciola. Una braciola e uno spezzatino. Vai, perfetto. Ragazzi, l'atmosfera è molto simpatica. Ci sono le tovaglie vecchie a scuola, alle pareti c'è il classico specchio della birra Peroni, fantastico, quello che trovi solo nelle trattorie. Ovviamente due bicchieri, un bicchiere a commensale. Insomma, vabbè, a me potete stare a fare gli schizzinosi, eh. Siamo sempre in trattoria a Pontecorvo. Questo, ragazzi, è l'antipasto da 3 euro. Bentornati negli anni 80. E qua, Paola? Questi sono i ceci. Qua la formula dei ceci come antipasto è molto usata. Io ogni volta che venivo qua mi prendevo sempre i ceci come antipasto. Sono buoni i ceci che fanno qua. Quello, guarda che mi hanno portato. Tu devi sapere che questo è pazzeschissimo. Questo è peperoncino. Beh, questo abbondiamo. Due, madonna, che mi stai a sfidare? Mi stai a sfidare, oh. È tosto questo. Bello. Te l'avevo detto. Ah. Bello, piatto popolare, ragazzi. Che felicità, 3 euro. Per ora ci siamo. Abbiamo speso 6 euro di antipasto e 1 euro di vino. E Paola ha esagerato col peperoncino. La carbonara. A Paola. Per me. Grazie. Oh. Questa è la carbonara che ti puoi mangiare a casa di tuo nonno. Mmm, bella. E la carbonara personalizzata da questo posto è sempre così. Ci sta, io lo sapevo che era questo. Scusa, che hanno usato? Pancetta, guanciale, fa un po' vedere. Dall'aspetto, questa è pancetta. Cioè, vedi la consistenza, c'è carne, quindi è pancetta, ma va bene così, cioè ci sta, ci sta. Il discorso è che è caduta la pancetta. È caduta la pancetta, che dobbiamo fare? La rimettiamo qua. Questa, ragazzi, è la mia pasta e fagioli, 3 euro, 3 euro, ragazzi, questa pasta e fagioli è para, quella che faceva mia nonna, para. Cambio? Sara, questa a te, questo a me e assaggiamo sta carbonara. Da romano in teoria posso dire la mia con un certo valore aggiunto sulla carbonara ed effettivamente non è una carbonara di quelle che ti fanno con la cremina, di quelle frufru, di quelle turistiche. Questa è una carbonara a casareccia. Considerate, ragazzi, che la stiamo pagando. Quanto la stiamo a pagare? 4 euro. A parte il fatto che oggi, nel 2022,
trovare una trattoria che te fa la carbonara a 4 euro solo per quello, te la devi mangiare. Lo dico pure, portarci quanto è buona. Secondo me non hai coraggio a leccarlo. No, non lo farò mai, non lo faccio neanche a casa mia questo. Io lo faccio, lo sai. Lo so che lo fai. Tira la telecamera, va. Lo fai pure qua. Madonna, vedi che ti stanno guardando? La gente ti guarda. Ragazzi, leccarsi il piatto è sinonimo di ringraziamento e gratitudine e è un plauso simbolico e silenzioso nei confronti dell'oste e del ristorante. Se lo sta a leccare veramente, raga. Ho fatto. Quando leccate il piatto e avete onorato nel migliore dei modi chi vi ha cucinato la pietanza che avete mangiato. Che dice? Alzati in piedi e fai esercizio. Ferma. Mi sta prendendo in giro l'orologio, ma dai. Scusate ragazzi, breve interruzione per una comunicazione importantissima. È uscita la classifica delle migliori 21 steakhouse d'Italia. La trovate sui nostri social, Facebook e Instagram e anche sul nostro blog braciamiancora.com. Le 21 migliori steakhouse d'Italia le riconoscerete perché all'esterno affiggeranno questa targa inconfondibile. Sono ristoranti dove si mangia da Dio, dove l'offerta carnivora è super. Andate a trovarli e dite che vi manda Braciami Ancora. Ciao! Sì, a 2 ore dal nostro ingresso qui in trattoria sono finalmente arrivati i secondi. Braciola di maiale per me, spezzatino per Paola. Nel centro Italia la braciola è questa bistecchina piccola di maiale. E se la ordinate in trattoria, rigorosamente ci deve stare la fettina di limone che va spremuta, non è che sta qui per bellezza, ok? Io generalmente, ragazzi, non lo faccio mai, ma qui va fatto, perché qui si usa così. E bisogna pure in qualche modo rispettare la signora Oliva. Assaggiamo, va. Cotta il giusto, il maiale qui, come da tradizione, non lo cuociono al sangue. Direi. Poi la dia, signora Oliva, se trova il sangue, te caccia. Bracioletta di maiale, proprio nella sua essenza. Stiamo pagando la bellezza di? Questa è carissima, 4 euro. Paola, com'è lo spezzatino tuo? Saggio? Vedi, lo spezzatino deve tenere queste robe qua, sennò che te lo mangi a fava, sì. Disidrata la carne e lascia tutto il grasso nel sugo. Questo dall'aspetto, io credo che sia coscia. Pezzo di fettina di coscia. Ci ha messo il peperoncino. 2 pezzi. Che vai, pompieri, vai. Safaissimo. Nel gergo di Paola, safa vuol dire tanta roba. Safaissimo vuol dire proprio super wow. Paola, a Londra direbbero approved. Ma d'altronde, in trattoria ste cose le posso fare, che è il sogno della mia vita. Sto cercando il wifi. No Paola, pensavo ci fosse un wifi con il nome della trattoria, ma no, non c'è. Non dai, c'è il wifi. Su. Assaggiamo sto spezzatino. Lo spezzatino, ragazzi, fondamentalmente mi piace una cosa più di tutti. È il sughetto col quale fare la scarpetta. Questo giro il piatto non lo lecco perché si può anche fare di meglio, si può fare la scarpetta con il pane, quindi metodologia e tecnica della corretta scarpetta. Prendete questo pezzetto di pane, non troppo mollica, non solo crosta, un po' di mollica e un po' di crosta. Lo tagliate, utilizzate queste 3 dita, prendete il pane, poi inclinate il piatto intorno ai 45 gradi. Il piatto, vedete? Fa la pozzangheretta. A quel punto il movimento deve essere questo, un po' a prendere, un po' a uscire. Oh, così è 1, e così è 2, e così è 3. Poi vi aiutate, salite. E qui, mortacci quanto è buono, c'è sto punto. Come contorno io e Paola ci siamo presi le patatine fritte, eccole qua. Le patatine fritte, ragazzi, le fa direttamente la signora Oliva là dietro. Si mette là e sbuccia le patate e fa tutte patate irregolari, nel senso qui il concetto che arriva, vedete, vi faccio vedere, ogni patata è diversa dall'altra, questi sono gli angoletti,
sono fritte ma non frittissime, nel senso rappresentano in tutto e per tutto la patata fritta che mi faceva mia nonna da ragazzino, che erano un po' moscette, ve lo ricordate? Questa, come so appena mangiato Paola, era pure mezza cruda. Sì, perché poi quella più doppia si cuoce dopo, quella più fina esatto. Si cuoce prima, capito? Vabbè, ma così era da nonna, oh. La cantina da oliva. No, mi sa che non hanno Instagram. Ma lo so scelto attivo il partner per fare sto tour. La prossima volta che veniamo a assaggiare? La prossima volta, allora qua devi mangiare la grigia. Che mi fai trovare? Baccalà. Baccalà e? E la trippa. Baccalà e trippa. Devi fare una foto con le signore? Magari. Dai, dai. Dai, andiamo a farci una foto, vediamo le signore. Signore. Posso farmi una foto con voi? La fanatica si farà foto. Posso? Una foto? Il vostro lavoro. Io sono una cuoca. Sicuro? Come no? Sì. Ha voglia. Facciamoci una foto. Io ho finito di mangiare, mangio tutto benissimo. E mi vogliono fare una foto con voi, vi ricordo. È importante. Su internet. Su internet. Mettetevi bene. Perfetto. Grazie. Quindi queste sono le patatine. Da qui arrivano. Certo, guarda là. Le patatine buone, mi sono piaciute. Tutto molto buono, bello, bello, cioè, bello. Qua veramente, come quando mia nonna così era la cucina, così cucinava. Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Stai a pulire i fagiolini, questi sono per stasera, so. No, li faccio lunedì i fagiolini. Ah, lunedì i fagiolini, e te li anticipi il lavoro? Sì, sennò sono bravo. Perché fa pure il patà. Vedete che time management che c'ha la signora Oliva. Lei da sabato si prepara i fagiolini per lunedì. È arrivato il conto. So 25 euro abbiamo preso. Tu, quanti antipasti abbiamo preso? Due antipasti. Poi, due primi. Due secondi. Le patatine fritte serie A fatte man mano. E praticamente open bar, no? E vino che non si sa. Cioè un litro e forse anche qualcosina in più. Vabbè. Mi piace. A me la trattoria da oliva mi è piaciuta. E grazie Paola per avermi portato qui. Ho sparato anche un paio di mortacci quanto è buono, sì. Perché meritavano. Ovvio, ragazzi, abbiamo pagato 12,50 euro un pasto completo. Sì, però diciamolo che, perché noi voglio dire, stiamo facendo il video e io volevo farti assaggiare tante cose, ma siamo proprio strapieni che stasera non si mangia, ragazzi, cioè... Ragazzi, il menù ve l'ho fatto vedere quei prezzi, quindi se volete, ragazzi, qui a Pontecorvo cercate trattoria da oliva, venite, ve sedete, poche pretese, ordinate quello che c'è nel menù, mangiate, pagate e ve ne andate, e vi posso assicurare che siete contenti. La signora Oliva è da poche parole. Sì, ma concreta però. Ma concreta, a me questi posti mi piacciono, continuiamo il giro? Io già ho un'idea per la prossima tappa. Mi piace. Ti fidi di me? Sì, cioè, da questo punto di vista ciecamente. Comunque ragazzi, allora, se vi è piaciuto questo format sicuramente diverso dagli altri format che ho sempre portato sul canale, ditemelo. Se avete delle trattorie che ci volete segnalare dove, ragazzi, se mangia ruspante e ho la possibilità di leccare i piatti, segnalatemele che prendiamo io e Paola e arriviamo, ok? Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto, io mi esco il vino. Perfetto. Ciao ragazzi, ciao. Un abbraccio. E che la brace sia con voi. Ciao. E ti sei organizzata qui con Roberto? Ma tu devi fare sempre i cazzi miei. Sì. Allora qui è da tradizione che ogni volta che vengo mi porto la boccia di vino. Sì. Però questa è una cortesia che mi fanno a me, poi non lo so. Allora, visto che non c'erano bottiglie dove mettere il vino, io ho fatto svuotare la mia bottiglia di plastica che avevo sul tavolo, dove verrà riposto. Facciamo travasella. E vai così. Il vino di zio nella bottiglia di plastica, travasato con l'imbuto. Lo schio questo è mio, non ci mette gli occhi. No, te lo lascio tutto, non ti preoccupare. Eh no, cari amici di Braciami Ancora. Queste cose al ristorante stellato non ve le fanno.
Ma poi questo... Non ve le fanno, no, 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 vi è piaciuto il vino? Ci dovete tornare, qui invece ti fanno il travaso. Viva le trattorie italiane!